Il GAL Terreverdi Termani, in seguito alla pubblicazione del bando incubatore diffuso per favorire lo sviluppo delle filiere corte e dei distretti rurali di qualità, ha presentato i risultati del sottointervento volto allo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il supporto dell'avviamento di nuove piccole imprese di produzione di prodotti tipici locali e gli investimenti rivolti a migliorare la redditività e la competitività delle imprese agricole agroalimentari esistenti. Sono 4 le start-up che sono nate grazie alla concessione di un premio all'avviamento di 50.000 euro, 7 invece le imprese agricole esistenti che hanno proposto progetti di investimenti per lo sviluppo di processi di innovazione e per i quali hanno ricevuto un sostegno pari al 50% della spesa ammissibile nel limite massimo di 45.000 euro di contributo. Il bando che abbiamo emesso, per cui oggi presentiamo la graduatoria, è composto da 2 sezioni. Da una parte le start-up, che sono idee di impresa collettive per il territorio, in cui, ma sono tutte diciamo imprese innovative che fanno attività non esistenti in questo momento sul territorio e che servono a dare servizi al mondo dell'impresa agricola. Le risorse pubbliche impegnate a seguito delle istanze pervenute da messa a contributi sono di circa 417.000 euro, che genereranno una spesa complessiva di oltre 720.000 euro, considerando il cofinanziamento privato. A valle di questo vedremo i risultati. Noi ci auguriamo che, come crediamo che sia così, che questi progetti rappresentino effettivamente un elemento di stimolo per tutte le aziende agricole, sia perché possono partecipare, possono aderire a queste start-up, e sia perché se ne possono creare similari sul territorio. Quindi è un arricchimento.